Ciao amici di Teletop Games, allora facciamo questo evento francese e ovviamente contro il PSG, ma non avevo tanti dubbi. La squadra che avete scelto voi è l'Olympique Marsiglia. Allora, vediamo subito di mettere dentro Milik, che Payet me lo dà fuori ruolo. Vediamo un po' poi Balerdi, no va bene, Paolo Lopez va bene, Alvaro Gonzalez mi pare che sia meglio. Dieng è giù, Guendouzi è giù, Gerson è su e quindi lo mettiamo a posto. Enrique va bene, chi è? Oh, accidenti, tre giocatori fuori ruolo. Abbiamo un po' Payet è un'esa, molto bene, lo mettiamo qui, quindi è fuori ruolo. No, in CLS gli piace, un CLD mi serve. Ander, eccolo qui. È pessima la formazione dei forti con Ami, così è già una cosa un pochino più positiva. Vediamo se qui c'è qualcun altro, no, vediamo tattiche contro piede veloce con Milik, non si può fare, io direi vie laterali e proviamo a segnare di testa. Basta un gol in questo primo evento, oddio c'è anche il terzino sinistro che non va bene, eccolo qui, Amavi, è giù Amavi, TD. E niente, metto dentro lo stesso Luan Perez. Un po' modifiche in DC, vediamo, facciamo così, oppure prendiamo Valerdi che è 75, un puntino di più. Mandanda lo mettiamo titolare, meglio di Paolo Lopez 71. Basta. Speriamo un golletto c'è da fare per fare l'evento. Dall'altra parte ovviamente il PSG, ma non sono assolutamente stupito, lo sapevo, è per quello che vi ho chiesto di scegliere la squadra. Ha vinto di misura, cioè nel senso che anche molti spingevano per il Lione, altre per altre squadre. Io ho scelto una squadra. Buonasera, scelto da Fabio squadra che avete scelto voi. Avete premiato Marsiglia. Pensavate di andare a vedere un gol. Spero che lo segni Milik. Nonostante sia andato via da Napoli non perfettamente, a me rimane con affetto, me lo ricordo. Questa sera le stelle che non potete perdere sono quelle in campo. Seguiteci per i prossimi avvincenti 90 minuti e qualcosa di più. Vai Ander. L'esibizione di tifo sugli spalti è qualcosa di incredibile. Poi se oltre a vincere a portare a casa l'evento porto a casa anche la vittoria, sono ancora più contento, perché battere il PSG è sempre un piacere. Luca, secondo te quale giocatore potrebbe rivelarsi fondamentale in questa partita? Quando in campo c'è un certo Messi, Fabio, non credo sia necessario rispondere. È semplicemente il miglior calciatore del mondo, secondo me, ma secondo tanti. Forse il migliore di sempre. Occhio Mbappé. Come al solito avrà la libertà di muoversi come vuole lui, scambiarsi di posizione con i compagni d'attacco, cercare la posizione dove da Wijnaldum. E la palla in gioco ed è subito spettacolo. Che gol! Sapeva che la squadra aveva bisogno di una sua giocata ed eccola, è quello che fanno i grandi campioni. Niente di che. Si è aggiustato bene il pallone prima di tirare e poi calma. Senza nessuna difficoltà. Hanno trovato subito il gol del vantaggio e adesso avranno più spazi. Prova a darla profonda nello spazio. Sembrava un buon corridoio, non sono riusciti a concretizzare la manovra offensiva. Contrasto in scivolata. Recupera il pallone in scivolata, l'arbitro dice che si può proseguire. Offensivo. Hakimi. Anche se prendiamo un gol, l'importante l'Olympique Marsiglia. Ha già la partita in salita, c'è ancora tanto da giocare però. Andare subito in svantaggio è complicato perché ti rovini il piano gara che avevi preparato. Ma non cambia niente. Adesso però devono sfruttare il tempo a loro disposizione per reagire. Errore qui, pallone sprecato. Sceglie di andare per vie verticali. Vede lo scatto e cerca la profondità. E vai. Camara. No. Vai Payet. Vai, tranquillo. La mette in mezzo.
La difesa può tirare un sospiro di sollievo. Sfruttiamo meglio questo corner. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. Bell'intervento difensivo. Calcio di punizione per il Paris Saint-Germain. Sbagliato. Però siamo stati. Camara. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Ci prova con un pallone profondo. Kimpembe ha fatto buona guardia. Marquinhos. Pallone lungo in verticale. Hakimi. Mi sembra che abbiano deciso di adottare una disposizione in campo più accorta. Sono più bassi, più compatti. Vogliono evitare rischi. Bravo, mette il tubo. Gerson. Qui deve tirare. Peccato. Finalizzazione decisamente infelice. La difesa sembrava imbambolata. Non sono riusciti a contrastarlo per niente. Dai, ragazzi, dai. Errore qui, pallone sprecato. Pallone interessante, in verticale. Si libera la grande. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Sceglie di andare per vie verticali. Qui può partire il contropiede. Se ne va. Vede lo scatto. Prova a tirare. No. Peccato perché si era venuto a creare una dai ragazzi. I palloni in profondità bene. Sono stiamo difficili da leggere bene per questa difesa. Ma non possono concedere così tanto agli avversari. Ci prova con un pallone profondo. Prova a darla profonda nello spazio. Una giocata intelligente a sfruttare il movimento largo sulla corsia esterna. E passa. Milik ha visto partire il pallone. Si è proposto anche bene, ma poi non è riuscito a far niente. Camara. Prova a giocarla in avanti, ma non si è capito con il compagno qui. No! Milik ha cercato il pallone profondo, ma il compagno non ci è arrivato. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Niente di fatto, azione interrotta. Ha dettato bene il passaggio con un bel movimento sulla fascia. Si riprenderà con un tiro dalla bandierina. Devo fare la collezione di angoli, va bene. Se alla fine segniamo, vabbè. Milik! E il portiere fa il suo dovere. Direi che il portiere è stato impeccabile. Difficile fare meglio di così. Messi. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Ci prova con un pallone profondo. Payet. Colpito. Bella parata. Incredibile. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. Incredibile, questa l'avevo già vista dentro, la verità. Ci pensa il portiere a respingere. Mbappé. Ottimo intervento. Ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Sono piuttosto soddisfatto di come ho giocato, però ancora siamo di un po' di ristoro. A secco di gol. Dopo i primi 45 non ho tanti cambi della Fuente, no. Hanno giocato complessivamente. Dai ragazzi, dai che ce la possiamo fare. Sono sicuro che nel secondo tempo faranno di tutto per recuperare. Dai. Partiti, è iniziato il secondo tempo. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi e gettarsi in avanti in modo scomposto. C'è ancora tutto il secondo tempo per ribaltare il risultato. Pallone interessante, in verticale. Under. Se ne va con un gioco di prestigio.
E dai, non ci credo. Mi pare stiano provando a fare qualcosa di diverso. Cercano più le fasce, Luca. Sì, Fabio, stanno allargando la manovra. Hanno capito che possono mettere gli avversari in difficoltà partendo dalle corsie laterali. E può essere una buona idea, in effetti. Devono solo evitare di lasciare il centro del campo troppo scoperto. L'assistente dell'arbitro segnala giustamente la posizione irregolare. Collirola. Paredes vede lo scatto e cerca la profondità. Ci mette lo zampino e riconquista la sfera. Bello. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Prova a creare pericolo. Ecco che la rimette in aria. Colpisce di testa. Che parata! Certo, non un intervento di Rudin. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Neymar intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Le numero di spettatori per questo match 60.900. Il pallone è sprecato. Sceglie di andare per vie verticali. Hakimi cerca il tocco filtrante. Non è stato servito bene qui. Fa avanzare l'azione sulla fascia. Payet prova a darla profonda nello spazio. Marco Verratti. Non ci credo, non mi fa tirare. Con un pallone profondo. Tirare. È proprio questo che devono fare, devono insistere. Non hanno altra scelta, devono buttarsi in avanti. Assolutamente. Ok, miracolo di Mandanda. Salva la Mandanda. Sua porta. Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano, forse nemmeno i suoi compagni. Un colpo di testa. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Marco Verratti deve solo tirare. Chance. E il portiere dice di no. Sulla destra Hakimi riceve un bel pallone. Vai su veloce Mandanda. E conquistano il pallone e il pallino del gioco. La parete difensiva oggi è difficile da girare. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Cercano un'azione veloce. Toccato. Errore qui, pallone sprecato. Tocco prudente al portiere. E che devo fare? Prendere un altro gol, ma magari. Errore clamoroso. Si libera con classe. Passaggio qui cercherà il tiro. No! Poteva essere l'occasione per il pari. Ha fallito una grande Ragazzi, occasione. Non ci credo. Speriamo per lui che non se ne debba pentire. Come ha fatto a sbagliare quello? Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Il pallone per Neymar. Bella palla, devi approfittarne. Occhio al tiro. Occhio ai tanti centimetri presenti al centro dell'area di rigore. Ma come ha fatto a sparire questo? Calma. Stanno cercando chiaramente di farne un altro. Con insistenza, Fabio. Una buona fase offensiva è la miglior difesa. No. Fungendo così tengono il fulcro del gioco lontano dalla loro area di rigore. Pallone interessante, in verticale. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Provano a partire in velocità. Vede lo scatto e cerca la profondità.
è libero di creare pericolo. Ottima lettura di gioco, recupera palla. Errore qui, pallone sprecato. Wijnaldum prova a darla profonda nello spazio. Dai. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. Lancio lungo del portiere. Fare i giochetti, guarda. La sfera oltrepassa la linea, sarà rimessa. Ah, che fastidio. Chissà che deve fare. Changement pour le Paris Saint-Germain. Ok. Le numéro 14. Le numéro 6. Le numéro 18. Ci prova con un pallone profondo. Stanno giocando bene in ampiezza, Fabio. Le numéro 22. Le numéro 4. Dunque, rimessa laterale. Sergio Ramos. Le numero 1. Scodella al centro. Intervento al limite, ma mi è sembrato... Non ci credo, ragazzi, non ci credo. C'era un rigore grosso quanto una casa. E vabbè, ragazzi. Eh sì, al prossimo video, al 99% di nuovo Olympique Marseille PSG. Ciao.